Davide Cassani, quest'anno si corre il Giro d'Italia del centenario e proprio in occasione di questa ricorrenza il Giro ha modificato il suo percorso più classico, infatti si partirà da Venezia e ci sarà l'arrivo a Roma. Come vede questo percorso atipico? Abbastanza particolare perché le Dolomiti saranno nella prima settimana. Non è un percorso durissimo, ma molto stressante, nervoso, perché ci sono, se arrivi in salita, ci sono quattro tappe che possono comunque cambiare la classifica e soprattutto ci sono tre cronometro. La prima a squadre di 20 km a Venezia, ma è la dodicesima tappa, la cronometro delle Cinque Terre, 62 km, che sarà determinante per la sorte di questo giro, perché è una cronometro particolare, dura, con due salite, con due discese, e quindi lì si giocherà una buona parte del Giro d'Italia, anche se, come dicevo prima, le salite, soprattutto l'Alpe di Susio alla quinta tappa, poi l'arrivo di Monte Petrano alla sedicesima, il Blockhaus alla diciottesima, faranno sicuramente rivoluzioni in classifica. Per quanto riguarda gli italiani, c'è il ritorno di Van Basso alle corse, appunto, ritorno a correre al Giro d'Italia. E chi può davvero puntare alla vittoria finale, per quanto riguarda soprattutto gli italiani, secondo lei? Quanto riguarda gli italiani, sì, l'uomo d'Abate è Ivan Basso, che ha dimostrato anche al recente Giro del Trentino di andare molto forte in salita. Non è ancora al top nelle corse a cronometro, ma può trovare la posizione, la forma per andare, per emergere anche nelle prove contro il tempo. Di Luca ha vinto il Giro 2 anni fa, l'anno scorso non è andato benissimo, ma anche lui è in crescendo di forma, potrebbe lottare per una seconda vittoria al Giro d'Italia, così come Cunego, che ha vinto il Giro nel 2004, negli ultimi anni è andato particolarmente bene nelle corse di un giorno, ma io penso che si sia preparato quest'anno per fare molto bene al Giro d'Italia e potrebbe salire sul podio. Simoni, beh, ha quasi 38 anni e mi sembra che stia andando ancora molto molto bene, quindi sarà sicuramente il solito uomo da battaglia e anche lui cercherà di contrastare la vittoria degli altri, anche se, ripeto, l'età non è una cosa da poco. E tra l'altro Di Luca potrebbe essere anche favorito da questo percorso appunto atipico, come diciamo prima, col fatto che inizialmente ci sono più salite e la parte finale è anche più abbordabile magari anche per lui. Sì, Di Luca è un corridore che, come nel 2007, ama tappe con salite, ma non troppo lunghe, non troppo dure. E quindi, dal momento che in questo Giro d'Italia di salite ce ne sono tante, ma nessuna è impossibile, potrebbe essere un percorso adatto a Di Luca. Bisognerà vedere quanto perde cronometro, perché uno come lui potrebbe perdere 4 minuti e mezzo nei 100 km di cronometro, i 20 della cronosquadra, i 62 della crono che ho detto prima delle Cinque Terre e i 15 finali di Roma. E quindi dovrà cercare di recuperare quei minuti eventualmente persi con gli abbuoni e naturalmente cercando di staccare gli altri in salita, e non è facile. Parlando di Lance Armstrong, parteciperà al Giro, è dato in crescita di condizione dopo l'infortunio e sarà sicuramente una grande attrazione mediatica. Ma oltre a questo, l'americano dove può arrivare secondo lei? Cioè punterà alla vittoria, anche lui alla vittoria finale oppure farà soltanto, diciamo, il gregario, tra virgolette, del connazionale Lepheimer? Io non penso che abbia il fondo e la condizione per vincere il Giro d'Italia, anche perché non è che andasse fortissimo nel momento in cui si è rotto la clavicola, ha perso una settimana di allenamenti, ha subito un intervento chirurgico, non è una cosa da poco e questo ha rallentato una preparazione che non era, come dicevo prima, già delle migliori. Ma Stan è uno squadrone perché c'è come capitano Leipheimer, questo americano che l'anno scorso è arrivato secondo la Vuelta, ha già fatto terzo in un tour e quest'anno ha partecipato a tre corse a tappe, Giro della California, Giro del Gila e la Castiglia e León, e le ha vinte tutte e tre. Forte a cronometro, bravo in salita, compagno di squadra di Lance Armstrong, di Brajkovic, di Popovic, di Horner, e quindi penso che sia lui il vero capitano della Stana. Per quanto riguarda Armstrong, è un campione, è un leader, è un corridore che non ha mai paura di niente, ma non credo che possa lottare per la vittoria. E in ultimo, è stata esclusa al Giro d'Italia la Ceramica Flaminia, perché non è stata invitata dagli organizzatori. Uno dei suoi corridori, tra l'altro il campione italiano Filippo Simeoni, ha fatto sapere che è disposto anche a restituire la maglia tricolore conquistata lo scorso anno, proprio per via di questa esclusione. Cosa ne pensa? Cioè, qual è il suo pensiero su questo? E poi se volevamo sapere se secondo lei è giusto privilegiare magari alcune volte l'aspetto commerciale rispetto a quello sportivo? Io penso che sia comunque sempre meglio privilegiare l'aspetto sportivo, parlo da atleta o da ex atleta. Per quanto riguarda le ceramiche Flaminia, secondo me meritava quest'anno di fare il Giro d'Italia, oltre che per schierare il campione d'Italia Simeone, anche perché
In questa squadra c'è un certo Giampaolo Caruso che sta andando molto bene e poteva fare un grande Giro d'Italia. E quindi io penso che dal momento che era in regola con tutti i regolamenti, passaporto biologico compreso, secondo me al posto della Xacobeo, squadra abbastanza anonima spagnola, la Ceramica Flaminia ci stava benissimo. Anche perché tra l'altro è una bella realtà italiana, andrebbero anche, diciamo, Soprattutto vantaggiate. perché è una realtà del centro Italia. Ha dato la possibilità a tanti corridori del Lazio e non solo di poter fare una bella attività professionistica. Ripeto, da diversi anni è nell'ambito professionistico, da quello che abbiamo visto si è sempre comportata bene e quindi secondo me quest'anno meritava di partecipare al Giro d'Italia.